È da tempo che ci occupiamo delle antenne posizionate sul lastrico solare del comune di Soverato ed è da tempo che la consigliera, soprattutto la consigliera comunale UDC Azzurra Ranieri, sta portando avanti questa battaglia che lei definisce una battaglia di civiltà, ma è comunque una battaglia che ha a che fare con la salute dei cittadini. Il suo impegno è sia all'interno del consiglio comunale che al di fuori. Ci sono state interrogazioni e anche richieste di chiarimenti, ha contattato l'ARPACAL, insomma, sono state intraprese molte iniziative. Ha comunque sempre sottolineato, nella sua battaglia, appunto, che non è politica ma di civiltà. Partiamo da qui. È una battaglia di giustizia sociale, è una battaglia contro l'inquinamento elettromagnetico a tutela dei principi costituzionali, il primo quello della salute e soprattutto sulla libertà di scelta, perché ad oggi, come ho detto più volte in tutti i miei interventi, a partire dall'interrogazione, la cittadinanza ha subito una decisione su una delibera di giunta e la giunta non rappresenta la cittadinanza perché la decisione se installare o meno delle antenne andava portata in consiglio comunale. Invece la giunta ha deliberato di locare il lastrico solare e quindi di decidere, 5 persone hanno deciso per circa 10.000 abitanti. Quindi questa non è democrazia, ma è un governo di pochi, quindi un governo oligarchico. E questa è la prima battaglia. E la battaglia soprattutto si concentra sul diritto alla salute, perché pochi non possono decidere sulla salute di tanti. 2 mesi di battaglia che ha prodotto una folta documentazione nella quale la troviamo immersa, battaglia che prende il via dalla sollecitazione di una parte della cittadinanza che si è vista spuntare nel giro di poco tempo delle antenne, a cui segue una ricerca informativa fitta da parte di Ranieri, partita dalla richiesta di chiarimenti nello stesso comune all'interrogazione in consiglio comunale e non solo. In consiglio comunale abbiamo avuto il 2 di picche, ovvero non abbiamo una risposta. Il 30 dicembre non sappiamo neppure, perché io parlo al plurale, perché io rappresento la cittadinanza, non sappiamo neppure chi è l'azienda che sta lavorando sul lastrico solare del Palazzo di Città, quindi del Palazzo dei Cittadini. Continuo il mio percorso, inizio a fare gli accesso agli atti e desumo immediatamente che è un'antenna per telecomunicazioni e scopro, antenna per telecomunicazioni, che è prevista un'installazione di una stazione radio. Avviato questo discorso, chiedo subito un chiarimento all'ARPACAL perché nell'accesso agli atti io riesco a ricevere comunque il parere favorevole all'installazione da parte dell'ARPACAL. Quindi chiedo subito all'ARPACAL un riesame dell'intera pratica, in quanto con tutto l'incartamento che ho reperito avevo sollevato alcune criticità, tra cui il fatto che non vi fosse uno studio approfondito del campo elettromagnetico prodotto e in effetti il parere favorevole dell'ARPACAL si basa solo ed esclusivamente su una stima e su una stima di un progetto presentato dall'azienda Galata SPA, che in questo momento è l'azienda che gestisce le telecomunicazioni, ma non effettivamente su uno studio delle emissioni. Lo studio sulle emissioni lo avremmo poi sulla popolazione una volta accese le antenne e questo non è possibile. Io ho chiesto infatti di applicare il principio di precauzione, principio di precauzione che è comunque previsto dalla Comunità Europea, che dà un limite alla legge sulle telecomunicazioni presente in Italia, ovvero interviene laddove non fa intervenire il legislatore, laddove, e quindi in questo caso è il sindaco che decide, laddove non siano chiari gli effetti degli impianti. La risposta alla sua interrogazione è arrivata da parte del sindaco Alecci e dall'assessore all'ambiente Matozzo, in cui sostanzialmente si parla di trasparenza, di pubblica utilità e di installazione legittima. Se vi fosse stata trasparenza, ci sarebbe stata prima la manifestazione di interesse e non poi un bando fatto ad hoc, dopo le direttive secondo delibera di giunta. Tutto ciò che dico è desumibile dall'albo pretorio. Io non credo che su Soverato ci sia incapacità di comunicare o mancanza di campo. La pubblica utilità sussiste in un posto dove effettivamente non abbiamo la possibilità di comunicazione, allora è inteso come un diritto della persona alla comunicazione stessa. Qui non stiamo parlando
parlando di un diritto alla comunicazione perché c'è, semmai è un esubero allo stesso diritto, quindi viene utilizzato come schermo per violare lo stesso diritto della salute. Quindi pubblica utilità contro salute, io la scelta la farei e direi assolutamente salute. La battaglia adesso continua con la richiesta di rimozione delle antenne e stop al 5G, in cui si chiede al sindaco di bloccare su tutto il territorio comunale l'avvio della tecnologia 5G su impianti nuovi ed esistenti, in virtù, ci dice la consigliera, del principio di precauzione e del diritto della salute. Inoltre è iniziata la raccolta delle firme per la richiesta di disinstallazione delle antenne della Discordia.